più di una 30 secondi, comunque meno di un minuto, ha deciso che si trattava di un calcio di rigore, e quindi calcio di rigore in favore del Napoli alla sinistra della nostra postazione sotto la curva B dello stadio Diego Armando Maradona. Lorenzo Insigne ha posizionato con cura il pallone sul punto di battuta, sul dischetto degli 11 metri. Insigne contro Sambi Randanovic, tutti fuori l'area di rigore dell'Inter, così come disposto dal signor Doveri della sezione di Roma, che è l'arbitro di questa partita. Siamo al sesto minuto e 40 secondi, la rincorsa di Insigne, parte con il destro, rete, il Napoli in vantaggio. Esattamente al settimo minuto, nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Diego Armando Maradona, ha segnato il Napoli, ha segnato Lorenzo Insigne su calcio di rigore, il Napoli conduce sull'Inter per 1-0. E non tre, ma sono sette minuti ad altissima intensità quelli di questo Napoli-Inter sfida scudetto. Il calcio di rigore trasformato da Insigne, Insigne che non segna su azione da nove mesi, ma i gol su calcio di rigore sono stati comunque pesantissimi fino a questo momento. È andato tranquillo dal dischetto il contatto sul pallone basso messo al centro dell'area tra Skriniar e Osimhen, piede contro piede, era in leggero anticipo Osimhen che ha toccato per primo il pallone e poi è stato colpito sul la caviglia, da qui la decisione del VAR di richiamare il direttore di gara. 7 minuti e 30 secondi sul cronometro del Diego Armando Maradona, il Napoli tutto diverso, probabilmente sta scontando anche un pochino di stanchezza. Qualche residuo della lunga trasferta, dei festeggiamenti, un po' di imprecisione, se fosse un altro giocatore verrebbe da dire superficialità, con Koulibaly diventa un po' difficile. Lautaro Martinez in mezzo, Dzeko non riesce a toccarla, ancora lui destro, ha pareggiato l'Inter Edin Dzeko dopo un minuto e 15 secondi dall'inizio della ripresa. Il bosniaco prima ha sbagliato il colpo di testa, poi sull'errore della difesa azzurra ha castigato Ospina con una conclusione da posizione decentrata ma molto potente con il destro, pallone che ha baciato l'interno della traversa e si è depositato alle spalle dell'estremo difensore del Napoli. Siamo nuovamente in parità dopo un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Il gol dell'Inter, il pareggio di Edin Dzeko, 1-1. Anche in questo caso situazione difensiva non impeccabile del Napoli, la palla vagante rimasta lì davanti a Ospina, dopo il colpo di testa sbagliato di Dzeko è stato velocissimo ad andare a riprendere il pallone, a scaraventarlo sotto la traversa, una sbavatura anche questa che stavolta però è costata caro. Un campione Edin Dzeko ha sbagliato due gol nel primo tempo di testa, nel secondo tempo proprio in questa occasione sempre di testa, sbagliando la torsione sul cross che arrivava dal settore di destra, poi però il pallone è rimasto lì e questa volta il bosniaco non ha perdonato la difesa dei padroni di casa, ha scaraventato in porta il pallone dell'1-1, è tutto nuovamente in parità, possono esultare i circa 50 tifosi nerazzurri arrivati a sostenere la formazione allenata da Simone Inzaghi, quest'oggi ripetiamo squalificato al suo posto Parris, mentre attenzione che il gioco può riprendere con rimessa al tentativo per evitare ripartenze, ci ha provato comunque, anche se è stato bello da vedere ma non efficace. No, assolutamente non efficace. Inter che però ha recuperato il pallone in maniera assai sollecita, ora lo gestisce all'interno della sua area di rigore con Sambi Randanovic. Un minuto o poco meno al termine della partita, 1-1 il parziale tra il Napoli e l'Inter. L'Inter che, se questo parziale dovesse divenire risultato, manterrebbe la vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sempre rispetto al Napoli e due rispetto al Milan, che però deve giocare domani. Attenzione al Napoli che però recupera il pallone, viene scaraventato a terra un asse, c'è calcio di punizione in favore del Napoli con Barella che si arrabbia da Perisic, nei confronti di Perisic, come a dirgli potevi fare proseguire l'azione, invece hai commesso questo fallo che ora costringe l'Inter a rintanarsi nella sua area di rigore, perché il pallone spioverà nei 16 metri dell'Azzurri con questo cross che partirà da destra con il sinistro di Onas, l'ultima speranza per il Napoli, l'ultima possibilità di andare a conquistare la posta piena per la formazione di Luciano Spalletti. Ovviamente gran mucchio al limite dell'area di rigore dell'Inter, vediamo se questo pallone spioverà in aria, se riuscirà Onas a disegnare una traiettoria insidiosa. C'è dall'indietro invece per Lobotka, va l'azione manovrata il Napoli, attenzione adesso ancora Lobotka con tutti che chiamano, il cross in mezzo che parte in questo momento assolutamente fuori misura per i propri compagni. Sambi Randanovic può controllare, cinquantesimo che è scaduto, la partita che praticamente dovrebbe finire qui, anzi è finita
qui, perché l'arbitro dice che per Napoli-Inter può bastare così, è finita in parità, è finita 1-1 al 24esimo, anzi al 7° del primo tempo. La rete del Napoli, vantaggio del Napoli con il numero 24 Lorenzo Insigne, il pareggio del numero 9 nell'azzurro, 1 minuto e mezzo dall'inizio della ripresa con Edin Dzeko. È stata una partita molto divertente, molto bella nel primo tempo con il vantaggio del Napoli e anche la possibilità per gli azzurri di raddoppiare. L'Inter ha pressato, ha spinto per tutto il primo tempo, poi però ha cominciato benissimo la ripresa, è andata avanti fino alla fine e soprattutto da squadra che, come dicevamo, sta meritatamente guidando il campionato, ha cercato fino alla fine, anche forse intuendo le difficoltà del Napoli, ha cercato fino all'ultimo di vincere qui al Maradona e di non accontentarsi del pareggio. Prova di grande consapevolezza da parte dei campioni d'Italia che hanno resistito alla velocità, alle trame del Napoli nel primo tempo, quando il Napoli sembrava sicuramente era atleticamente più reattivo rispetto agli avversari, poi però nella ripresa, una volta raggiunto il pareggio, così come opportunamente osservato da Fabrizio Cappella, ha praticamente gestito la partita così come si deve ad una formazione che guida il campionato di Serie A. Le squadre stanno raggiungendo gli spogliatoi, ci sono solo abbracci in campo e ci sono gli applausi del pubblico del Maradona di Napoli. È finita 1-1 tra il Napoli e l'Inter, ribadiamo per l'ennesima volta la successione delle reti. Al 7° del primo tempo Insigne su calcio di rigore, il pareggio al primo minuto, al secondo minuto della ripresa di Edin Dzeko. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Giuseppe Lizzi, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Fabrizio.